Grazie, buongiorno a tutti, sono Marco Sabatino che rappresento la nuova scuola di studi giuridici comunitari che si trova il 28 settembre a Roma. Faticosamente stiamo cercando di riavviare i corsi perché abbiamo un dovere morale nei confronti di quello che ci è stato insegnato. Cioè, una volta che tu hai conosciuto la realtà che c'è dietro la moneta, hai due possibilità. O ti metti a sfruttarla, o ti metti a bloccarla. Io ho scelto la seconda e mi rendo conto anche che non è neppure facile andare in giro per parlare di questi temi, perché è chiaro che magari ora qui voi già conoscete gli elementi a cui accennerò, però vi assicuro che andare in giro per parlare di monete, parlarne nei termini in cui io ne parlerò, si sfida per forza di cose un senso di scetticismo, se non di ridicolo. Cioè non è escluso che la gente che parla di moneta come fattispecie giuridica e non come dietro la moneta, cioè premessa, cioè qui c'è da fare una montagna di premesse per poi arrivare al nocciolo, capisco che non è, io preferisco darvi invece degli elementi di riflessione che poi singolarmente ciascuno si riterrà approfondire. Se capiamo la moneta, capiamo tutto. Se non capiamo la moneta, non abbiamo capito nulla. Se capiamo la moneta, capiamo gli snodi della storia, capiamo le evoluzioni, capiamo i cambiamenti, comprendiamo i cambiamenti sociali. E se non invece leggiamo i cambiamenti sociali in chiave, diciamo così, monetaria, ci siamo persi proprio la parte più importante della comprensione. Ora, il problema qual è? Che queste cose non sono difficili da comprendere, sono difficili da credere. Sono proprio difficili da credere, sicché non riuscendo a crederle, perché che succede? Ciascuno di noi ha un senso morale, un senso razionale, ha un orizzonte, sia morale che razionale, e invece queste cose vanno molto al di là, vanno molto al di sopra, vanno molto al di fuori di quella che è la nostra normale capacità di comprensione. Mi torna in mente un passo di Machiavelli, quando diceva, cioè l'interpretazione comune per esempio di un maestro della politica come Machiavelli, dice che il fine giustifica i mezzi. No, Machiavelli non ha mai detto il fine giustifica i mezzi. Machiavelli ha sempre parlato invece della doppia morale. Ha parlato della morale del popolo e di ciò che cade sotto i pochi sensi. E ha parlato della morale del principe e di quello che deve cadere sotto i pochi sensi per un'azione di governo di un popolo. Ora, questo senso morale che noi abbiamo ci impedisce di comprendere ciò che va oltre appunto il nostro orizzonte. E sì che non riuscendo a credere, non le riteniamo nel più possibile. Eppure con la moneta si sta svolgendo un'opera di dominazione prodotto culturale, ma poi pratica fisica, umana e intenderei dire anche di sofferenza. Quindi praticamente lo sforzo maggiore è quello di uscire da quelli che sono i nostri schemi mentali per poter abbracciare queste nuove concezioni. Ma vorrei parlare anche di Europa, vorrei parlare di tante cose per il tempo che mi sarà concesso, e prendo spunto dal fatto che sabato scorso il nostro Presidente della Repubblica ha fatto visita a Monte Cassino. Ora, ha fatto visita a Monte Cassino e ha parlato della concezione di Europa come via maestra, come via, come topos ideale in cui risolvere i problemi nazionali. Ecco, io avrei voluto umilmente ricordare al nostro Presidente della Repubblica che Monte Cassino è il luogo in cui nel VI secolo si è praticamente salvata tutta la cultura occidentale dal crollo dell'impero romano. Cioè, Monte Cassino è il luogo in cui è stata salvata la cultura latina, araba e greca, dopo lo sfacelo del primo. E quella salvezza, cioè noi quindi ci rifacciamo a quella idea di Europa, non a questa idea di Europa, perché l'idea di Europa che così è stata sintetizzata e salvata dai monaci di Monte Cassino, infatti
San Benedetto è il patrono d'Europa. È un'idea di Europa che proprio è si staglia su, proprio su quella che è la persona umana, perché a noi quello che interessa è quello, è salvaguardare le persone, non l'Europa che ci vogliono imporre ora, che invece serve a perdere le persone, perché l'Europa di oggi è un disegno teso a perderle, a distruggerle, a portarle alla disperazione. Quindi praticamente che cosa noi dobbiamo alle nostre radici e alle nostre tradizioni? Dobbiamo tutta la nostra cultura, praticamente dobbiamo tutto, perché è vero che ci troviamo nel XX secolo dell'era cristiana, ma purtroppo siamo anche nel III secolo della Rivoluzione francese, e il nostro spartiacque è quello. Però, diciamo così, non possono abituarci appunto da farci ritenere questa idea di Europa come la salvezza, come diciamo così, come la soluzione dei nostri problemi, perché guardate, non è così, proprio non è così. La nostra idea di Europa è un'idea che affonda pienamente la propria tradizione nelle radici del cristianesimo. Gli ultimi studi, cioè, volevo anche citare un testo, quello che noi dobbiamo, per esempio, alla tradizione cristiana, senza toccare l'aspetto della fede, io non tocco la fede, ma ne parlo proprio in senso storico, ciò che noi dobbiamo al cristianesimo è una cosa che i media di oggi ci negano, cioè tutta l'azione dei media di oggi invece è completamente attesa contro la politica della Chiesa, contro gli atteggiamenti della Chiesa, e dimenticando tutto ciò che la Chiesa è stata ha rappresentato in termini di civiltà, in termini di progresso scientifico, in termini di progresso filosofico per la storia del mondo. E a questo proposito volevo leggere un pezzo di un sociologo delle religioni americane, Rodney Stanley, che io ho conosciuto recentemente, il quale non è un cattolico, siamo diciamo così, non abbiamo questa influenza nefasta. E io sono rimasto semplicemente sbalordito dalla lucidità, dalla razionalità con cui affonda storicamente l'evoluzione del cristianesimo. E alla fine di un libro bellissimo cita un pezzo di un intellettuale cinese incaricato dal Comitato Centrale Cinese di studiare il perché delle differenze storiche tra un continente e un altro. E sentire che dice: una delle cose che ci è stato chiesto di indagare è che cosa ha permesso il successo, o meglio, il primato dell'Occidente su tutto il resto del mondo. Abbiamo studiato tutte le possibilità dal punto di vista storico, politico e culturale. All'inizio abbiamo pensato che fosse perché voi avevate armi più potenti delle nostre. Poi abbiamo ritenuto che voi aveste un sistema politico migliore. Poi ci siamo concentrati sul vostro sistema economico, ma negli ultimi 20 anni abbiamo compreso che il cuore della vostra cultura è la vostra religione, il cristianesimo. Ecco perché l'Occidente è così potente. Le basi morali cristiane della vita sociale e culturale, quindi attenzione, non parliamo di fede, parliamo di basi morali della vita sociale e culturale, sono state ciò che ha permesso l'emergere del capitalismo e poi la riuscita transizione verso politiche democratiche. Non abbiamo alcun dubbio proposto. E questo lo deve dire, ce lo dobbiamo far dire da un intellettuale cinese. Perché noi non siamo più capaci, bombardati da milioni di tonnellate di idiozie culturali, non siamo più capaci di trovare il nostro bandolo dalla matassa. E invece questo per quanto riguarda l'aspetto storico. E per quanto riguarda, diciamo così, ciò quanto noi dobbiamo al cristianesimo, in termini di, per esempio, di istituzioni, di università, di ospedali, di assistenza, oggi si fa tanto parlare del progetto Erasmus, ma guardate che nel Medioevo la lingua universale era il latino, è una laurea presa a Padova, valeva anche alla Sorbona, quindi non è che abbiamo inventato chissà che cosa. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, l'apertura. Scusate, mi sembrava di qua di là, ma ci sarebbero tante cose. Per venire ora invece allo Stato di diritto, che è l'argomento che ci interessa, noi
venivamo da una bellissima appunto tradizione romano-cristiana che era quella della legge naturale. Tutto questo purtroppo è venuto meno dalla rivoluzione francese in poi, perché la rivoluzione francese segna lo spartiacque tra appunto la legge naturale, dalla legge naturale al diritto positivo pattizio. Tutto ciò che oggi ci fanno, lo fanno in nome di un'idea di diritto, soprattutto di un'idea di legalità, perché non abbiamo più la sensibilità per distinguere la legalità dalla giustizia. Noi riusciamo in nome della legalità a fare dei crimini incredibili, però è legale. La nostra sensibilità ormai è talmente soffocata che non ci poniamo più la domanda, ma è giusto. Per cui quando io prima facevo l'accenno all'idea dell'Europa, è importante perché? È importante perché tu con la forza mi puoi portare dove vuoi, ma io non la bevo che tu mi stai portando sia per me una cosa buona. Mi ci porti con la forza, mi ci porti con il convincimento, mi ci porti con la strategia culturale di dominazione, mi ci porti con la disinformazione. Ed è una cosa diversa. Quindi, la rivoluzione francese. Il nostro maestro, Giacinto Ricci, diceva che la rivoluzione francese è stata ideata, programmata e realizzata dalla Banca d'Inghilterra. E noi eravamo incredibili, perché pure io che ho una laurea di un certo peso, quelle cose non le avevo mai trovate. Non avevo mai, diciamo così, scoperto. Perché praticamente cosa succede? All'università ti viene presentata la scenografia della storia, la scenografia dell'economia, della sociologia. Non ti viene insegnato il meccanismo che origina quello scenario, quel fondale, non ti viene insegnato. E quindi noi proprio rimaneva incredibile, però poi che succede? Man mano, tornando indietro, studiando le questioni, capisci che in realtà è andata proprio così. Perché la Francia, devo aprire una parentesi, ultimamente c'è stata una manifestazione in Francia a favore della famiglia naturale e della vita, eccetera. E si sono riviste in Francia le bandiere con i gigli di Francia, cioè non si vedevano dai tempi della rivoluzione, quindi vuol dire che i francesi, che sono un popolo abbastanza sensibile anche in tema di rivoluzione, stanno anche loro comprendendo qualche passo falso. Allora, praticamente, che succede? L'Inghilterra opera una scientifica semina culturale in Inghilterra con le famose società di pensiero. Ma abbiamo un dato che proprio ci porta al tema di oggi, ed è uno dei cardini del pensiero costituzionale. Chi di voi ha preso in mano il testo di diritto costituzionale capisce, legge, perché così è, così gli viene insegnato, che i poteri di uno Stato sono tre: esecutivo, legislativo e giudiziario. Quindi noi siamo tutti cresciuti con questo binario. Questa divisione dei poteri in realtà è precedente a Montesquieu, ma con Montesquieu la codifica affinché poi sull'arco della rivoluzione francese possa prendere piede in tutta Europa. Allora, come avviene questo passaggio? Nel 1720 Montesquieu viene è in Inghilterra e viene iniziato a una voce massonica. Nel 1725, assieme ad altri, apre in Francia la prima loggia massonica. Nel 1748 pubblica lo spirito delle leggi, nel 1789 scoppia la rivoluzione francese, che poi propaga in tutta Europa questi principi. Nel 1848 scoppia in Europa i moti liberali. Ora, dobbiamo capire che nel 1848 non c'era internet, non c'erano le comunicazioni, cioè si viaggiava con la carrozza e le comunicazioni avvenivano con i piccioni viaggiatori, con la posta.
Com'è possibile che nel 1848 contemporaneamente partono tutte le rivoluzioni in Europa? Senza, e con un accenno particolare a quella che è stata l'unificazione italiana e l'unificazione tedesca, che praticamente ha le stesse modalità e quasi la stessa contemporaneità. Quasi la stessa contemporaneità. È semplice, erano state tutte programmate. Erano state tutte programmate. Cioè, la rivoluzione francese serviva a, diciamo così, come prova generale per poter poi instillare nei paesi europei lo scherzetto della banca centrale, perché il primo atto della rivoluzione francese è il gradimento del debito pubblico. Il primo atto della rivoluzione francese sono gli assegnati, che è una moneta stampata, inventata, sono dei titoli inventati dallo Stato, con cui tu potevi comprare i beni espropriati alla Chiesa, perché anche questo è un fine, no? Cioè tu devi espropriare i beni alla Chiesa, così loro non possono più svolgere attività pastorale, non possono più svolgere la loro missione. Però che facciamo? Siccome abbiamo bisogno di soldi, allora tu, che sei io ho visitato parecchie abbazie francesi che appartengono tuttora alle famiglie che le hanno acquistate nel Settecento, cioè alla fine del Settecento, allora praticamente che cosa dovevano fare? Dovevano dare moneta buona in cambio di assegnati, e con gli assegnati potevano a loro volta comprare i beni della Chiesa. Quindi, tra i primi atti c'è l'istituzione del gran libro del debito pubblico, perché la moneta, perché è di moneta che stiamo parlando, non ve ne scordate, non ce ne dimentichiamo. La moneta cambia segno, da moneta proprietà diventa moneta debito. Con l'istituzione delle moderne banche centrali, la cui data è 1694, parte su Banca d'Inghilterra, la moneta cambia segno. Allora, scoppiano le rivoluzioni liberali in Italia. Scoppiano le rivoluzioni liberali in Italia. Ieri sera leggevo la storia del debito pubblico italiano, vedete, la Banca d'Italia, e finalmente loro parlano di annessione. Perché, sempre qui, qualunque testo di diritto costituzionale, quando parla dell'unificazione italiana, dice, ma cos'è? Incorporazione? Annessione? Lembiscita? Niente. Loro, della Banca d'Italia, che ne sanno, parlano semplicemente di annessione. Quindi non è che il Piemonte ha sentito il famoso grido di dolore che si alza, cioè sono barzellette a uso e consumo dei testi scolastici delle medie. Allora, chiunque studia la unificazione italiana si imbatte prima o poi nei libri di Dennis, perché Dennis McSmith è il principale storico inglese del risorgimento italiano. Come definisce McSmith il risorgimento italiano? Attenzione. Un capitolo. Della politica estera inglese nel Mediterraneo. È finito il risorgimento italiano. Altro che cavolo, niente. Ma non in Europa, un capitolo della politica estera inglese in Europa, che ci avrebbe magari complicato di più. No, semplicemente nel Mediterraneo. Per dire che l'unificazione italiana è stata fatta semplicemente a opera della massoneria inglese, da cui Cavour prendeva ordine. Perché, insomma, oramai, capisci? E per esempio, i 150 anni di festeggiamento, la celebrazione per 150 anni, sarebbe stata un'occasione d'oro per fare pulizia, per fare verità su quello che è stato il nostro risorgimento, perché oramai nessuno mette in dubbio l'unificazione italiana. Nessuno la mette più in dubbio, qualcuno ancora sì, però voglio dire, nel frattempo andiamo verso una globalizzazione, quindi anche quello ha poco senso. Allora, a che cosa è servita la rivoluzione francese, e a che cosa sono servite le rivoluzioni liberali europee? Ad unificare, non subito ovviamente, ma a programmare l'unificazione dei sistemi bancari europei. Perché i sistemi bancari europei, dal momento che la moneta cambia segno, servono a controllare le popolazioni. È un segno, ce l'abbiamo purtroppo proprio in casa, nel senso che dopo l'unificazione italiana, la nostra penisola conosce per la prima volta un fenomeno che non aveva mai conosciuto. A parte il brigantaggio che magari c'era stato anche prima, però non in quella maniera, non in quella forma. Conosce per la prima volta l'emigrazione, cioè la rarità di moneta resa artificialmente impediva ormai la gente di vivere, per cui la
la gente, la fine dell'Ottocento, ha dovuto lasciare l'Italia. E questo non è mai accaduto nella nostra storia. Cioè era sempre accaduto che gli altri venissero in Italia, ma non che gli italiani fossero costretti a venire. Perché i grandi banchieri che cosa fanno? Programmano la varietà monetaria per spostare milioni di persone da un posto all'altro. Io qui è come l'acqua per i pesci. Io qui non ti do più acqua, quindi tu qui non ti do più vita. E il pesce che fa si spava, la madre che si spava. È la stessa cosa, è lo stesso fenomeno. E praticamente, ecco, si parla del regno di Napoli, no? Il regno di Napoli da solo aveva 5 volte le riserve auree di tutti gli stati comunitari. Da solo. Ed era allora lo stato più progredito d'Europa, non d'Italia, di Europa. Con l'avvento dello stato centralizzato piemontese, il sud subisce proprio uno stupro, da cui ancora non si riprende, probabilmente non si riprenderà più, lo so, perché non sappiamo le cose saranno possibili. Volevo tornare un secondo indietro perché è un dato curioso. Non so chi di voi ha avuto l'occasione di vedere il film La Duchessa. La Duchessa è la storia della Duchessa di Devonshire, Georgiana Spencer, antenata di Diana Spencer. Fatto storico, come vedete. Devo fare un piccolo perché può essere che vi ci incontriate e lo vediate. C'è a un certo punto, il futuro, parlando appunto della rivoluzione francese programmata e ideata dalla Banca d'Inghilterra, c'è un punto in cui il futuro primo ministro inglese incontra un politico, un altro presidente. Così proprio il suggerisce, dice, allora come va con questa rivoluzione in Francia? Procede, se ancora non riesce ma ci stiamo lavorando. E questo è proprio così, una cosa cioè, clamorosa. Una cosa che deriva da una biografia con cui hanno fatto un film. Chiusa la storia della rivoluzione francese, torniamo un attimo alle vicende di casa nostra. Praticamente l'unificazione bancaria nazionale serve, come abbiamo appena detto, a poter controllare un unico centro politicamente governabile. L'emissione monetaria a debito. Qual è il cambiamento? Quando noi abbiamo, diciamo così, la circolazione monetaria ancorata, veniamo all'oggi praticamente, saltando diverse passate. Quando noi abbiamo la circolazione monetaria ancorata a un metallo prezioso, sia oro che argento, allora esiste un rapporto tra metallo disponibile e moneta che rappresenta il metallo prezioso, perché c'è la famosa riserva auree. Quando invece la moneta oramai è completamente sganciata dalla riserva auree, si basa esclusivamente sulla nostra fiducia. E veniamo così allo stato di diritto. Che cosa dice il nostro governatore italiano? Lo dice Dario, non lo dico. Con il prevalere della moneta cartacea, l'innovazione istituzionale in campo monetario è radicale. Si affermano le moderne banche centrali, si definiscono norme, regole, organizzazioni necessarie per il governo di una moneta il cui valore non è più ancorato a quello di un metallo, ma è completamente basato sulla fiducia. Ora, che succede? Cioè, che significa che è completamente basato sulla fiducia? Che la moneta emessa dalle attuali banche centrali, perché dovete capire che è uno scherzetto della rivoluzione francese, siccome è stato proprio interessante, e quelli l'hanno replicato su vasta scala, perché dice qua c'è da fare soldi a palate, c'è da fare soldi sulla credibilità e sulla fiducia della gente. Vuol dire semplicemente che chi crea il valore della moneta e chi lo accetta, cioè il valore della moneta. Voi al semaforo quando è rosso vi fermate? Sì, anche quella è una forma di convenzione giuridica.
La materia necessaria per costruire moneta è la stessa materia necessaria per far sì che noi ci fermiamo al semaforo. È una convenzione. Forma, pubblicità e comportamento conseguente. E altre improprie comportamento conseguente. Quindi se noi da domani per assurdo non accettiamo la loro moneta, quelli nella migliore delle ipotesi ci accendono in forma. Invece, che succede? Noi siamo costretti ad accettare moneta perché ce la vendono artificialmente rara. Ora, mentre è possibile accettare la rarità della moneta come idea, perlomeno, quando è ancorata alla rarità del metallo, non è più accettabile la rarità della moneta quando tu la stampi a tuo piacimento a costo tipografico, perché la moneta è tale perché deve misurare il valore del bene in circolazione. Noi in circolazione abbiamo tanti beni e la moneta deve misurare quei beni. Non deve essercene di più perché altrimenti c'è inflazione, e non ce ne deve essere di meno altrimenti c'è inflazione. Ora, questo è un principio elementare. Invece quelli che fanno ci scagliano addosso, i fondamentali, gli indicatori, lo spread, il rapporto debito pubblico, sono tutte scemenze. Sono tutte, diciamo così, tecniche tese a dominare delle popolazioni che l'economia ne masticano poco. L'unica legge dimostrabile in economia è quella dell'utilità marginale della crescita. Il resto sono tutte concezioni, sono tutte teorie. Ora, sul presupposto sbagliato del valore, perché il valore è dato da chi lo crea, sul presupposto sbagliato ho costruito un grattacielo giuridico di 30 piani, ma di 300 piani. Di 300. E tutto questo ci porta a considerare appunto lo stato di diritto. Tutto quello che tu fai lo fai in nome di una norma giuridica, cogente e imperativa, a cui ti devi attenere. Qualcuno ha parlato del passaggio, per esempio, tra legge naturale e legge di diritto civile, poi ne parleremo, come passaggio a un centro di potere astratto. Perché mentre prima il potere era impersonificato magari nel re, nel monarca, nel despota, è impersonato, è nello strumento. Quindi l'uomo non ha più responsabilità, perché tu la responsabilità è chi lo dai allo strumento. Questo è lo spartiacque. Ora, per parlare di noi invece vogliamo tornare un attimo indietro. Che cos'è la moneta? La moneta è misura del valore, cioè la moneta misura il valore dei beni in circolazione. Ed essendo misura del valore, automaticamente incorpora la qualità corrispondente di valore della misura. Cioè tu senza denaro in tasca non puoi fare niente. Quindi io che lo stampo a costo tipografico, controllo anche il colore dei calzini che ti metti al mattino. Questo è un passaggio. Passaggio successivo, moneta elettronica. Poi magari ne prenderà. La moneta elettronica è una cosa terribile, ma voglio dire, se noi riuscissimo a fare moneta, a accreditare moneta elettronicamente è un discorso, ma moneta debito elettronica è una cosa terribile, perché implica e investe un'altra sfera di comportamenti. Cioè, tu sei politicamente on, allora tu sì. Tu sei politicamente off, allora tu no. Non so chi di voi ha letto l'Apocalisse, il numero della bestia. Senza il numero della bestia non potrei comprare e vendere, quindi di conseguenza non potrei vivere, di conseguenza io avrò in mano la tua vita, perché il fine ultimo di questa strategia culturale di dominazione è la perdita dell'uomo. È la perdita dell'uomo. Non c'è nulla. Cioè devono rendere l'uomo disperato per poterlo meglio controllare. Quando io dipendo direttamente da te, che hai in mano la mia vita, io a quel punto ti ringrazio anche per un giorno in più di vita che tu mi dai. E non sono più nella condizione psicologica e mentale di dire, ma guarda che la vita è mia, mi appartiene, tu me la devi dare. Ma entro, purtroppo, nella logica dello schermo, o del volo in batteria. Questo, il volo non sa di essere allevato per me. E questo è quello che sta succedendo a noi. Per cui, voglio dire, bisogna fare molta attenzione a queste proprio vere e proprie strategie culturali di dominazione. Allora, moneta debito e moneta proprietà. Fermatemi, per favore. Parlando di moneta debito,
diciamo verso sera. No, moneta debito è moneta. La moneta debito è uno strumento, come abbiamo detto, di dominazione. Allora, chi di voi ha studiato economia, magari vi ha insegnato, no, che inflazione si ha quando c'è, ci viene la vita, inflazione si ha quando si ha abbondanza di moneta e penuria di beni da comprare. E ci spacciano per inflazione quello 0,1, 0,2. Ora invece siamo in piena deflazione selvaggia, perché c'è penuria di moneta e abbondanza di beni da comprare. E mentre noi potevamo concepire una moneta rara ai tempi della rarità dell'oro, quando la moneta era ancora da metà, non possiamo più concepire nuovamente la rarità della moneta quando tu la puoi stampare su piacimento. Basta che riempi, riempi voti monetari. Qualcuno prima Andrea parlava di correre dalla mattina alla sera. E certo che dobbiamo correre dalla mattina alla sera, perché in quella maniera dobbiamo riempire i voti monetari. I voti monetari sono create ad arte per farci correre come le tottole dalla mattina alla sera. Perché noi non dobbiamo avere più il tempo di pensare a Dio Fettere. Figuriamoci se possiamo avere il tempo di curare lo spirito, l'arte, la cultura, il bello. Ormai siamo diventati degli uomini economici, degli uomini meccanici. E seguiamo meccanicamente tutto ciò che ci viene chiesto. E lo scambiamo per stato di necessità. Ecco, è importante che tutto questo noi lo focalizziamo, perché ripeto, tu di me puoi fare quello che vuoi, perché è chiaro che la forza di forza lo sono questo. Però non mi può convincere che quello che stai facendo sia la cosa giusta, è la cosa buona. Allora, la nostra concezione invece di moneta qual è? Siccome chi crea il valore della moneta è il cittadino, e chi l'accetta, non chi la stampa, prova incontrovertibile. Famosa, se noi mettiamo il governatore a stampare moneta sull'isola deserta, il valore monetario non nasce. La voglia quella stampare con la rotativa, manca l'accettante. Quindi questa è la prova incontrovertibile, che crea il valore della moneta è l'uomo, la vita. È il presupposto iniziale per la creazione di ricchezza, è la vita. Qui si aprirebbe un altro capitolo su chi vuole, chi sogna un mondo di morte. Attenzione, perché la radice è metafisica, non è una radice così di facilissima comprensione. Tanti movimenti ecologici, cioè, sognano un mondo di morte, sognano un mondo, una terra senza, perché essenzialmente è tesa alla negazione dell'uomo come vede l'universo. Ma l'uomo vede l'universo è sempre soggetto al giudizio di Dio, e quindi sempre soggetto alla legge morale. Io non posso volere il tuo male, non posso volerlo. Io devo, soprattutto se io sono in posizione di potere, se io occupo una posizione di responsabilità, il mio potere deve essere servizio e niente altro. Ora invece c'è, diciamo così, siamo troppo sulla terra, le teorie neomalthusiane sulle risorse che non sono più disponibili, sono tutti gli azioni, credetemi. Poi magari voi approfondite, studiate, e poi magari anche successivamente avrà modo di riconfrontarsi. Allora, moneta proprietà. Siccome sei tu il cittadino che crei il valore della moneta, allora io a te ti devo assicurare un reddito minimo di cittadinanza, perché sei cittadino di proprietà. Non il reddito che ti consenta di andare a cena al ristorante, ma io ho un pezzo di pane sulla tua tavola, te lo devo mettere, un tetto sulla tua testa, te lo devo mettere. Io mi immagino l'angoscia dei padri, magari che hanno perso il lavoro, e che non hanno che comprare qualcosa per nutrire i figli, semplicemente perché quei pezzi di carne non sono stati stampati. Cioè questa è una cosa che qui da vendere, cioè non c'è altra possibilità. Io posso capire un sistema che non produce bene i servizi e quindi non li può distribuire, ma non posso concepire un sistema che crea bene i servizi in abbondanza e non li può distribuire semplicemente perché i bollini non sono stati stampati. Ma questo è assurdo. Quindi la nostra idea, l'idea della scuola, perché il professor Auriti che cosa rappresenta? Il professor Auriti rappresenta, grazie ai suoi 50 anni di studio, rappresenta la sintesi
totale, compiuta e completa e massima di tutti gli studi economici precedenti, cioè gli studi di Gesell, di Ritter, di Pound, confluiscono Gesell, la moneta prescrittiva, confluiscono tutti nella concezione di oltre a Ovidi, c'è solo la concezione sempre di moneta credito, di moneta elettronica, perché elettronicamente noi possiamo trovare il modo affinché a ogni cittadino venga attribuita una parte di quel reddito che contribuisce a creare. È chiaro che poi non gli compreremo la fuoriserie, non gli compreremo lo yacht, però intanto lo solleviamo dall'angoscia del bisogno. Uno studente ultimamente al convegno di Pescara mi ha detto, ma lei se la sentirebbe da affidare la stampa della moneta a uomini così? Allora, guarda, la prima cosa che mi viene in mente è che noi dobbiamo liberare il cuore dell'uomo dalla cupidigia, dall'ingordigia. E secondo me lo facciamo, ci sarà sempre chi approfitta. Io, per esempio, quando ho visto stampare la moneta, batteva e dava moneta a Guardia Grele, noi abbiamo visto gente che ne approfittava, cioè prendeva i segni che poi tornava a cambiare al doppio. Perché tanto aveva capito, il suo bisogno primordiale, elementare, cioè, ma intanto mi sono messo in tasca 200 euro, 200.000 lire, e non capiva ciò che si stava svolgendo a quel banchetto, cioè la portata di quello che si stava facendo. Capisci? Quindi questa è la concezione di moneta che noi vogliamo pubblicare, e questo si può fare. Chiaramente, no? Dici, ma tu hai idea dei poteri con cui ti scontri? Sì, o forse no, e forse è un bene che non ce l'abbia, non lo so. Però mi viene in mente una cosa: l'impero romano sembrava non dovesse crollare mai, eppure è crollato. Io stesso, poi la seconda parte del mio intervento la farà il dottor Meda, io stesso, quando stavo all'università, chiesi una tesi al professore sul collo del sistema comunista in Europa. Eravamo negli anni Ottanta, il professore mi guardò, sta mito, ma mezzo mondo è comunista, e tu vuoi chiedere la tesi sul collo del sistema comunista? Ci ma chiedi un'altra. Eppure il comunismo è caduto. E il comunismo è caduto per una serie di vicissitudini che vi invito a indagare. Il comunismo è caduto per una profezia. Il comunismo è caduto per una profezia. Quindi noi, quando parliamo di queste cose, dobbiamo tenere presente certamente le forze in campo, perché le nostre forze avverse sono terribili. Noi, per esempio, qui siamo, chiamiamoci affettuosamente patogatti, perché tali siamo. Non ci conosciamo, eppure noi facciamo parte di un progetto. Noi facciamo parte di un progetto, senza che lo sappiamo, senza che ce ne andiamo conto. Noi facciamo parte di un progetto, chiamiamolo metafisico, non voglio dire divino, che ci lega, ci unisce e ci vincola. Perché una volta che sai queste cose, non puoi far finta di non sapere. Come dicevamo prima, o ne approfitti, come diceva la notte, o ne approfitti, cioè chi no, chi era forte. Diceva, chi la gente non capirà mai che si stanno con questo interesse, perché chi lo capirà sarà impiegato a sfruttarsi. Allora, tornando a quel ragazzo, noi quindi dobbiamo cercare di liberare il cuore dell'uomo dal bisogno, dall'incertezza, dalla paura. Perché questa è un fine che noi ci proponiamo. Poi vi posso leggere qui, non so, i partecipanti della Banca d'Italia, i partecipanti della Banca Europea, i partecipanti della Federale Reserve. Ma queste sono cose che potete trovare oramai dappertutto. Io quello che volevo era appunto darvi qualche elemento di riflessione, affinché poi qualcuno esca qua con una domanda. Magari, ma è quella domanda che gli mette in moto tutto un sistema di valori, che questa forma di comunicazione ha teso, diciamo così, far venire meno, ha teso far addormentare, perché certe domande ti devono essere soltanto. No, non parliamo di fine ultimo, chi sono, da dove vengo e dove vado, ma siccome sto su questa terra, almeno fammici stare in modo consapevole.
Io quindi parlerei, ma avrei finito perché...